se come prevedo io, ma come prevede anche Federauto, si pensa che ci sarà un mercato che calerà dal 30 al 50%, la metà di noi non ce la farà. I corridoi vuoti dell'azienda di Plinio Vanini raccontano la crisi del mercato automotive, una delle profonde ferite che l'emergenza coronavirus ha inferto all'economia nazionale. 1700 dipendenti, tutti in cassa integrazione, e un fatturato mensile calato da 100 milioni a zero. Chiediamo di fatto di poter trattenere in azienda i soldi che dovrebbero andare allo Stato come tasse per pagare stipendi, per fare il nostro lavoro. E da nord a sud la situazione non cambia. A maggio dovremmo riaprire, ma la riapertura per noi è un dramma se non ci sarà qualcosa di specifico a sostegno anche sotto il profilo fiscale perché vada a favore del nostro cliente. Servono proposte concrete, spiega Plinio Vanini, come la rottamazione di tutti i veicoli fino a Euro 4 e la deduzione fiscale totale per le partite IVA che comprano un'auto. E per il futuro riflettere sulla sovrapproduzione. La sfida la si vince se si avrà il coraggio di capire che bisogna produrre per quello che potenzialmente il mercato è in grado di assorbire. Se non ci sarà questa capacità, continueranno ad esserci nel mondo morti e feriti.